Le navi mercantili sono bersagli semplici. Gli inglesi dunque mettono in campo un ingegnoso stratagemma. Le navi solitamente erano fieramente dipinte con i colori della bandiera britannica e questo le rendeva, per chi volesse attaccarle, un bersaglio facilmente identificabile. Quando gli inglesi hanno capito che in questo modo avvantaggiavano i sottomarini, hanno dovuto operare dei cambiamenti. Servivano misure drastiche. Nel 1917 l'ispirazione arriva non dal mondo dell'architettura navale, ma da una fonte inaspettata. L'idea è nata da una tecnica utilizzata da alcuni giovani artisti contemporanei, Picasso ad esempio, che stavano iniziando ad infrangere le linee classiche della pittura con l'intento di mostrare allo spettatore un diverso punto di vista del soggetto ritratto. Se si poteva fare con i quadri, con le ciotole di frutta, allora si poteva fare anche con una nave, in modo da confondere il capitano di un sottomarino riguardo alla direzione e alla velocità della nave stessa. E anche se si trattasse di una sola o di due o tre navi. Tutti elementi necessari al capitano di un sottomarino per decidere dove lanciare i siluri. La mente dietro questa straordinaria idea è quella di un artista, Norman Wilkinson. Egli comprende che anche se risulta impossibile mimetizzare completamente una nave per via dei fumaioli, comunque riconoscibili, si può confondere il nemico trasformando l'imbarcazione in un Picasso galleggiante. La tecnica prende il nome di camuffamento Dezzol. Norman Wilkinson aveva proposto con entusiasmo l'idea di dipingere le navi per confondere il nemico. Difatti aveva messo su anche uno studio alla Royal Academy a Piccadilly, dove impiegava 50-60 persone a lavorare e quindi dipingere i vari modellini delle imbarcazioni per poi inviarli nei cantieri navali dove, immagino con grande stupore, gli addetti riproducevano questi disegni dai colori sgargianti, dando alle imbarcazioni delle nuove e straordinarie forme. Si tratta di una tecnica mai sperimentata e dispendiosa in termini di tempo, ma viene immediatamente applicata su larga scala. Navi mercantili, navi da guerra, navi trasporto truppe, vengono tutte scrupolosamente ridipinte nei minimi dettagli. Quando abbiamo decorato questa nave con il motivo Dezzol per la commemorazione della Prima Guerra Mondiale, ci sono voluti 6-7 giorni per dipingerla tutta con il disegno che vedete ora. 6-7 giorni a ritmi serrati. Dipingere 2000 navi, come hanno fatto nella Grande Guerra, con secchio e pennello, è stato un risultato incredibile. Sospetto che la Royal Navy sia rimasta alquanto stupita, direi anche sgomenta, dal fatto che le sue navi siano entrate nei cantieri per uscirne con l'aspetto di un parco giochi per bambini. Ma se questo significava navigare con una nave sicura, più sicura, immagino che gli equipaggi fossero ben contenti. La HMS President non viene solo camuffata, ma dotata anche di un altro stratagemma. Questa, come centinaia di altre navi mercantili, è progettata per attirare i sottomarini in una trappola ingegnosa, facendo leva sul punto debole del nemico. I siluri erano costosi e un sottomarino ne poteva trasportare un numero limitato, quindi i capitani preferivano avvicinare l'obiettivo in superficie per poter verificare che merci stesse trasportando la nave. Un sottomarino è più vulnerabile quando emerge. Quindi il Ministero della Marina crea tutta una nuova classe di imbarcazioni, nome in codice Queenstown, dal porto dove fanno base in Irlanda. Passeranno alla storia con il nome di Q-Ships. Queste imbarcazioni erano costruite per apparire come navi mercantili disarmate. In questo modo il sottomarino nemico sarebbe emerso per avvicinarle e affondarle. Ma in realtà si trattava di navi agili, capaci di speronare i sottomarini. Le Q-Ships sono progettate per infliggere il maggior danno possibile in una collisione, restando al contempo in grado di navigare. La HMS President è una delle 360 Q-Ships costruite dalla Marina. Una delle caratteristiche principali che si notano è quanto fossero strette le costole della barca. Questo per renderla una imbarcazione dalla struttura estremamente solida. Mettendosi a prua, che tra l'altro è molto bella, si vedono le costole sempre più ravvicinate, tanto che la punta sembra praticamente un asse.
questa speciale conformazione andava a rafforzare la prua e così poteva neutralizzare qualsiasi sottomarino, semplicemente speronandolo. La HMS President è costruita per funzionare come un ariete, ma dispone anche di un altro asso nella manica, due cannoni da 4 pollici e due da 12 libbre per sparare sui sottomarini una volta emersi. E alcune di queste armi sono sapientemente nascoste.